E Giorgio, la laurea. A meno che... A meno che? Sì, a meno che uno non abbia grandi meriti patriottici fascisti. Ma tu sei iscritto al fascio? Sì, sì, lo so, ma non basta. Cosa ridi, stupidina? Non capisci che non puoi più andare a scuola? Andiamo. Ah, j'ai oublié de dire qu'on est pour appeler la garde domestique de la Sarien, tu sais. Ignorable de domestique? Évidemment. Come faremo? E faremo, sta calma, in qualche modo faremo, no? Posso? Sì, papà. Cos'è? Interessante? Direi di sì. Me lo passi dopo. Sì, ho capito. Però devi ammetterlo, non è che le cose qui da noi vadano poi tanto male, d'accordo. Niente matrimoni misti, ma questo d'altronde non è che... Niente nomi sul libro del telefono, niente scuole, e questo sì, questo lo ammetto, è grave. Niente servizio militare, e anche questo è grave, se permetti. Niente annunci funebri sui giornali, e adesso niente donne di servizio. Ma per il resto, devi riconoscerlo, uno può vivere, circolare, possedere, essere insomma un cittadino. Di serie C. Di serie C, se vuoi, ma sempre un cittadino che può godere dei diritti fondamentali. Quali? Ce ne sono sempre stati pochi di diritti, e pochi per tutti. Quello che si può dire è che non siamo stati i primi ad essere perseguitati, ecco, questo sì. Ma siamo stati zitti quando non toccava a noi. Comunque, non mi sembra giusto da parte tua, abbi pazienza, stare così isolato. Fa sempre dire a chi telefona che non ci sei. Fai male, malissimo a segregarti. Anche per i tuoi fratelli, poverini, che naturalmente ti imitano. Perché, per esempio, non ci vai più al circolo del tennis? Nessuno ha mai pensato di esperderti, come nessuno ha mai pensato di esperdermi dai commercianti. Ma non lo capisci, santo di Dio benedetto, che facendo così finisci per fare un piacere proprio a tutti coloro che vorrebbero che noi rinunciassimo ad essere italiani? Papà. Ma io sono già stato...